Buongiorno, proviamo questa nuova videocamera. Buongiorno ragazze, allora come state? Vi voglio mostrare delle cose che ho acquistato di recente o che mi sono state inviate dalle aziende e ve le voglio mostrare in questo video che sarà un mini haul perché in realtà non ho fatto tanti acquisti, anche se alcune cose me le sono già dimenticate di là e devo andare a prenderle, vado subito. Stavo cadendo. Stavo entrando in scivolata. Partiamo subito. Stavo cercando da tempo, in realtà, qualcosa, in cui sistemare gli anelli. Io ho un sacco di anelli, sono fissata e maniaca degli anelli, mi piacciono un sacco gli anelli, quindi, anche se dico ne ho tantissimi, alla fine mi ritrovo sempre ad acquistarne, quindi ne ho accumulati tanti. Non trovavo mai nulla che mi piacesse per, sistemarli fin quando ho visto questo su Amazon. E guardate quanto è bello, ragazze mie. Vi metto, se riesco, il link nell'info box e potete andare a vedere perché secondo me ci sono tanti 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 modelli molto carini e molto interessanti. Quindi è una soluzione molto utile, è una soluzione molto pratica e mi ci sto trovando davvero bene. Penso che ne prenderò infatti un altro. Vedete? Qui ho messo tutti gli anelli Pandora e poi qua quelli che utilizzo di più. Ovviamente ho messo gli anelli che utilizzo di più, mentre poi quelli che utilizzo meno o comunque episodicamente li ho messi all'interno di un altro contenitore, simile a questo qui. Simile a questo, che è davvero molto carino. Vedete, adesso è vuoto. Fatto così, questo l'avevo comprato tempo fa da... Questo l'avevo comprato tempo fa da Tiger ed è veramente bellissimo anche lui. Anche questo ho pagato veramente poco. Mi sono trovata di fronte ad un OBS che era molto fornita per quanto riguarda lo stand di Essence, quindi ho voluto prendere alcune cose che avevo già testato precedentemente, soprattutto perché ho intenzione di fare un video full face in cui mi trucco con prodotti low cost. E su Instagram ho fatto un sondaggio chiedendovi se preferivate appunto che io utilizzassi prodotti Essence oppure prodotti Wet n Wild, e mi avete detto tutti all'unanimità quasi prodotti Essence. Ho voluto acquistare un fondotinta e ho acquistato questo perché tante tra voi mi hanno chiesto di utilizzarlo perché volevano vederlo all'opera, anche perché è un 2 in 1, dovrebbe fungere sia da fondotinta che anche da correttore, quindi vedremo un po' come si comporta. Poi ho preso questo perché anche di questo tante tra voi mi hanno chiesto appunto la recensione, mi hanno chiesto di utilizzarlo in un video, quindi mi sono dovuta, insomma, sono dovuta correre ai ripari perché erano alcune cose che non avevo. Vabbè, poi ho preso un rossettino di questi qui, della linea matte matte matte, perché non avevo questo colore. Li ho quasi tutti, li sto collezionando perché devo dire la verità, sono veramente belli e molto validi. Ne ho presi alcuni anche per mia sorella perché li adora. Quindi, questo per quanto riguarda Essence. Poi ho perso una cosa, non riesco a trovare, dov'è? Sul sito My Case, che è un sito sul quale si possono personalizzare le cover per il proprio cellulare, ho scelto tre cover, ho avuto la possibilità di personalizzare tre cover e ne ho fatte appunto tre che adesso vi vado a mostrare. Ho accettato subito questa collaborazione per una serie di motivi. Intanto perché, vabbè, le cover per i cellulari non sono mai troppe, e poi perché avevo visto delle recensioni in giro e anche delle foto su Instagram che mi attiravano tantissimo, mi sembrava veramente fossero di ottima qualità, e infatti la mia impressione è stata confermata. La prima cover che ho voluto personalizzare è questa. Come ben vedete, ho scelto di stampare appunto sulla cover il faccione del mio Tommy, che è il mio cane. Io credo che sia veramente bellissima, e ho scelto il materiale più resistente. Si possono scegliere due tipologie di cover. Vi farò vedere comunque come ho personalizzato le cover, adesso lo vedrete mentre parlo. Voi nel frattempo state vedendo sicuramente come ho personalizzato le mie cover, e ho scelto appunto questa qui con la faccia di Tommy. Poi ne ho voluto fare una effetto marble, che come vedete è molto molto semplice, però volevo una che riproducesse assolutamente e totalmente l'effetto marmo, che fosse appunto marmorizzata, e devo dire che l'effetto è spettacolare, veramente bellissima. E poi ho voluto fare un'altra che vi mostro invece all'interno della scatola in cui arrivano, vedete?
molto ben fatto tutto, bello il pack, bello il concetto, bello la possibilità di poter personalizzare le proprie cover, e in questa ho voluto mettere questa scritta qui, appunto, che è uno dei mantra del periodo per me: love yourself, fatto in questo modo, con un cuore rosa ovviamente come sfondo. Vi metto comunque il link al sito My Case nell'info box, però potete anche scaricare l'app. Io le ho personalizzate tramite app perché l'ho trovata più immediata e più semplice. Vi metterò quindi entrambi i link nell'info box, così poi potete scegliere tra l'una e l'altra cosa. Avevo comprato poi anche un pop socket da aggiungere al cellulare, carinissimo, che però non mi ritrovo più. Ve lo farò vedere poi successivamente, magari nelle foto Instagram. A proposito, se non mi seguite su Instagram, vi invito a seguirmi anche lì, appunto ci sono tante foto, interagiamo molto di più, faccio sempre delle storie, eccetera eccetera. Poi ragazze, arriviamo al punto forte, al pezzo forte di questo haul, che è questo pacco di Pixi, che non so come mostrarvi perché è gigante. Guardate ragazze, guardate quanto è grande, guardate quanto è grande. Io questo qui non so come mostrarvelo, però ci provo, ed è veramente bellissimo. Quando ho ricevuto questo pacco sono rimasta veramente contenta, perché è un'iniziativa bellissima di Pixi, che è un brand a cui sono molto legata e che di recente ha collaborato con 3 beauty guru / influencer che seguo da sempre, o meglio 2 le seguo da sempre, una non la conoscevo, sono sincera, e più precisamente Chloe Morello, Dulce Candy e poi Wiley Hung, le quali appunto hanno collaborato con Pixi per la creazione di queste palettine, di questi prodotti di make up che adesso vi andrò a mostrare, non nello specifico perché poi ve li faccio vedere più da vicino successivamente, magari in dei video. Allora, eccoli qua, se guardate che cosa mi è arrivata, una cosa veramente bellissima. Io credo che sia tra le cose più belle ricevute non soltanto da questo brand, ma proprio in assoluto. E sono dei set composti appunto da delle palettine, ognuna con una funzione diversa. Delle palette per il contouring, palette di blush, palette di ombretto, palette di rossetti, una matita / casual bellissima, però queste le vedremo più da vicino poi e le utilizzeremo insieme, perché adesso veramente vi farò sicuramente il close up per ora, però poi le vedremo più da vicino in un momento successivo. Vi metto anche in questo caso il link al sito di Pixi nell'info box, quindi sia il link al sito dal quale potrete acquistare, anche se ormai si acquista tranquillamente anche sul sito di Sephora, quindi anche da Sephora, e poi vi metterò anche la pagina Instagram. E niente ragazze, questo è quanto, queste sono le cose che vi volevo mostrare, assolutamente ci tenevo perché era da tempo che avevo queste cose da parte, le dovevo sistemare, però sapete che prima di sistemarle ve le voglio mostrare, di modo tale che poi quando vedrete appunto sia le foto o che sono utilizzate sia qui che su Instagram, sappiate appunto da dove provengono, se le ho acquistate io, se mi sono state inviate, una cosa a cui tengo veramente tantissimo. Detto questo ragazze, io ho detto veramente tutto, fatemi sapere come vi sembra la qualità del video, perché ho fatto un po' di prove, sto facendo un po' di prove, ho acquistato una nuova videocamera finalmente perché quell'altro mi aveva veramente abbandonato, quindi ci ho voluto investire ancora. Fatemi sapere quindi se vi piace, se mi vedete bene, se vi piacciono le luci, se preferivate. Sto facendo le prove un attimino. Ah, ecco, visto? Non si finisce mai di imparare. È bellissima comunque ragazzi, sono contenta di averla acquistata, perché al di là di tutto bisogna avere gli strumenti giusti per poter, tra virgolette, lavorare. Quindi fatemi sapere se effettivamente il miglioramento c'è stato. Che altro dirvi ragazze? Niente, ho detto veramente tutto, vi invito su tutti i miei social che adesso come al solito appariranno tutti qui come allegri soldatini, venite a trovarmi anche là, mi raccomando iscrivetevi, lasciatemi tanti like, lasciatemi un like anche a questo video, se non siete iscritti al canale iscrivetevi anche qui e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche, in modo tale che poi quando io caricherò un video YouTube ve lo notificherà, altrimenti succederà quello che sta succedendo adesso, ossia che voi non li vedete in home, mi raccomando. Detto questo, io non vi tedio ulteriormente, vi mando un grande bacio, scusate se sono stata un pochino
diversa rispetto al solito, forse in questo video, ma stavo prendendo le misure alla videocamera, stavo cercando di capire se ero a fuoco, se mettevo a fuoco i prodotti, eccetera, eccetera, però pian piano ritorneremo alla grande, ritorneremo alla grande. Niente, adesso vado a trovare il pop socket, ragazze, che ho perso, non so come, è stata una magia, si è volatilizzato. Vi mando un grande bacio e mi raccomando, anche se cambio la videocamera, il motto è sempre quello: io vi voglio bene, vogliate bene anche voi, ciao!